Il mare ed il vento continuano a non dare tregua e anche se la furia delle onde si è ridotta, non è stato ancora possibile salire a bordo della Gelso M, la nave cisterna che sabato scorso si è spiaggiata sulla scogliera di Mazzarrona poco dopo aver doppiato capo Santa Panagia a Siracusa. La priorità, una volta messo in salvataggio l'equipaggio, operazione avvenuta poche ore dopo l'incidente, con una spettacolare operazione degli elicotteri della Guardia Costiera che hanno sfidato il vento con raffiche anche vicine ai 100 km orari, è adesso rappresentata dallo svuotamento del carburante da trazione che si trova nel bunker della nave. Per mettere a punto la migliore strategia, stamane si è prima svolto un vertice operativo al porto rifugio di Santa Panagia tra Guardia Costiera, rappresentante dell'armatore e la società incaricata di effettuare le operazioni di rimozione del carburante, e quindi è stato effettuato un sopralluogo nella zona dove la Gelso M è finita sulla scogliera. Quando il mare lo consentirà, andranno in acqua i sub per una verifica delle parti sommerse, dopodiché due le possibili soluzioni per rimuovere il bunker dalla nave. Da mare con un rimorchiatore oppure da terra con un camion per poter rimuovere l'intero carico oleoso e di bunker che ha la nave e quindi poi verificare la possibilità di poterla trasportare se è sufficientemente in sicurezza, ma sono condizioni che ovviamente attualmente non siamo in grado di indicare. La preoccupazione maggiore a questo punto è per l'ambiente. Al momento non è stata riscontrata alcuna forma di inquinamento, ma dallo squarcio di una quindicina di metri nella zona di prua fuoriescono esalazioni a tratti avvertibili anche a distanza. Thank you.